Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping tutto dedicato ad acqua e sapone. Ho qui il mio sacchetto con tutte le cose che ho preso. Erano anni che non entravo da acqua e sapone e adesso vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Dunque, pesco a caso, qui dal sacchetto. Ho preso questo shampoo ultra dolce di Garnier, madreperla ed estratti di ciliegio. Questo ha una profumazione ottima, è uno shampoo che io ho già provato altre volte, è adatto per i capelli spenti, senza luce, e devo dire che mi trovo veramente benissimo. Sicuramente la mia linea di shampoo preferiti è quella di ultra dolce di Garnier, perché io molto spesso compro e utilizzo queste tipologie di shampoo. Poi magari un giorno vi farò un video per parlarvi di questi shampoo, per dirvi un po' cosa ne penso, perché sono quelli che utilizzo più di tutti. Poi ho preso due confezioni di guanti usa e getta, quelli classici per fare le pulizie. Eccoli qua, sono i classici guanti, questi qui che si usano quando si toglie la polvere, quando si pulisce il bagno, insomma, tutte quelle pulizie in cui magari preferiamo avere un paio di guanti. Devo dire che sono contenta perché ho trovato la taglia S e io quando si tratta di guanti usa e getta difficilmente riesco a trovare la mia taglia. Io ho le mani molto sottili, molto magre. E quindi insomma mi piace il guanto più aderente, altrimenti poi mentre fate le pulizie, se perdete i guanti è anche scomodo. E quindi insomma sono soddisfatta di averli trovati. Ne ho preso due confezioni perché costavano abbastanza poco, invece di solito i guanti così costicchiano un po'. Però qui ne abbiamo 100 e devo dire che insomma per un po' posso fare tranquillamente le pulizie. Poi ho preso una confezione di carta forno della marca Acqua e Sapone, quindi proprio della classica marca del negozio. Non l'ho mai provata, quindi non so come sia. Io ho sempre utilizzato la carta forno Primia della Basco, quella della Coop, la classica Cookie, che è sicuramente la migliore, però questa qui invece mi è nuova, mi è completamente nuova. Non sapevo neanche che esistesse marca Acqua e Sapone, ecco, come carta forno intendo. E quindi sono curiosa di provarla. Speriamo che vada bene perché aveva un prezzo talmente basso che direi che se andasse bene sarebbe fantastico. Poi ho preso un dentifricio per denti bianchi e brillanti dell'Acqua Fresh. Poi, sempre per denti bianchi, ho voluto provare il Blanks al carbone attivo. Eccolo qua. Questo è il 100% naturale con carboni attivi che hanno effetti sbiancanti. Io ho sempre usato il classico carbone vegetale. Se avete visto il video sui denti bianchi, sapete cosa io utilizzo. Però, siccome Elisabetta del canale Elisabetta R mi aveva detto che il dentifricio al carbone vegetale e carboni attivi è un ottimo prodotto, ho deciso di provarlo. Visto che l'ho citata, vi lascio il canale di Elisabetta giù in info box. Comunque, ho preso questo. Poi ho preso un deodorante assorbi odori felce azzurra per la casa e ho scelto vaniglia e monoi. Eccolo qui. È sufficiente togliere questa pellicola trasparente e lasciare lì, appunto il prodotto. Mi serve soprattutto in cucina perché l'effetto assorbi odori, secondo me, in cucina è proprio necessario. Io quando cucino spesso faccio il pesce, quindi sapete che il pesce comunque non è che abbia un profumo eccezionale, quindi magari assorbire un pochino gli odori della cucina è una cosa buona. Poi ho preso un mascara di L'Oreal, che è il mio mascara top preferito di sempre, che è questo qui, waterproof, questo nella confezione blu, e che è uno dei pochi mascara che sia davvero waterproof. Se volete vedere la prova su strada che avevo fatto, vi lascio o giù in info box o nelle schede il video in cui vi faccio proprio vedere come alcuni mascara waterproof in realtà non lo siano e come invece questo lo sia davvero. Quindi insomma andate a vedere quel video se siete curiosi. Comunque ho preso il mio preferito. Poi ho preso sempre di ultra dolce di Garnier perché sapete che mi piace come linea questa maschera per capelli che nutre e disciplina i capelli.
olio di avocado e burro di karité, ha un buonissimo profumo perché l'ho già sentita e va bene per capelli ricci, mossi o crespi. Io non li ho ricci, però li ho abbastanza crespi e quindi insomma mi serve una maschera che mi faccia questo effetto. Questi sono i miei acquisti d'acqua e sapone, non sono tantissime cose, però comunque mi faceva piacere fare il video. Fatemi sapere nei commenti se anche voi acquistate d'acqua e sapone, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.